rientra in generale come una delle grandi finalità del nostro lavoro, che è quella naturalmente di costruire degli ambienti dove la qualità della vita intesa nel senso olistico, nel senso complessivo, è il primo obiettivo. Rientra in specifico forse su un tema che oggi è di grande attualità, che è quello della, diciamo io in modo molto sintetico direi, demineralizzare le superfici urbane, comunque introdurre verde, introdurre delle superfici vegetali negli spazi di vita, di cui parliamo davvero in modo molto esteso di spazi residenziali, di spazi pubblici, spazi destinati alla sanità, ma anche, come dire, intere parti delle nostre città. Non è una novità che la presenza di un ambiente che ha una forte caratterizzazione vegetale è considerato anche dal punto di vista sanitario un valore importante. Ci sono stati da anni studi sul modo con cui, a partire dalla capacità che può avere un ambiente dove c'è un'alta biodiversità vegetale, di rafforzare il sistema immunitario con una maggiore esposizione a micro e macroorganismi. Quindi ci sono anche recenti studi in Svezia e in Spagna fatti su classi di bambini che passano il pomeriggio in un cortile verde piuttosto che in un cortile di asfalto e cemento e vedono nella prima classe un importante potenziamento delle difese immunitarie. Ma c'è poi un tema che riguarda proprio il sistema cognitivo, e qui non entro nel merito di capo come mio, ma penso anche alle riflessioni recenti. Una delle ultime riflessioni di Oliver Sacks era proprio sulla formidabile capacità che hanno gli spazi verdi di essere di sostegno ad alcune forme di grave disagio sul piano cognitivo. Penso naturalmente all'aiuto che il verde dà, per esempio, ad alcuni processi mnemonici. Io avevo intervistato Claudia Abbado, mi ricordo una decina, 15 anni fa, e Abbado portava con sé ovunque si spostasse un suo piccolo orto botanico, era appassionato di piante di verde. Mi raccontava che lui utilizzava il verde anche come forma generativa della sua capacità di controllare e di ripensare alla direzione di orchestra di alcuni grandi concerti, nel senso che memorizzava attraverso la presenza delle piante lo spartito, e quando poi, dopo un anno, tornavano sul luogo, le piante erano cambiate. Questa, come dire, contraddizione tra la memoria del verde e il fatto che il verde era rimasto più o meno uguale, ma aveva cambiato forma, aveva cambiato dimensione, lo aiutava a ogni volta interpretare in modo diverso lo spartito. È un tema fondamentale. Edward Hall è stato una figura importante anche negli studi dell'urbanistica e di architettura. Aveva lavorato con Vittorio Gregotti, ha lavorato con personaggi come Umberto Eco, Paolo Fabbri, che si occupavano di semiotica e di semiologia. C'era Possini, che era davvero una disciplina molto interessante, perché nel momento in cui poi è arrivata in Italia, aveva allora una grande forza nel saper portare attorno al tavolo punti di vista e competenze diverse. Un po' l'abbiamo persa questa cosa, e credo che forse la pandemia ci ha obbligato a tornare a riguardare gli spazi con uno sguardo che è insieme antropologico, sociologico, urbanistico, e che si interroga sul rapporto tra benessere e vita quotidiana. Oggi si parla molto di un ripensamento sulle distanze congrue, su un modello di città che, per esempio, si dice, prendendo esempi come quelli sviluppati a Parigi o Barcellona, deve offrire entro 15 minuti di mobilità a piedi o in bicicletta a ogni cittadino tutti i servizi necessari alla vita quotidiana.
servizi commerciali a dettaglio, servizi naturalmente formativi scolastici, servizi sanitari, cosa che ahimè è mancata molto in Italia, in alcune parti, in particolare l'Italia negli ultimi mesi, e anche però, come dire, servizi culturali, spazi culturali. Allora, quest'idea di una città a misura del cittadino che consente a ciascuno di poter usufruire 15 minuti, 500 metri dei servizi essenziali è uno dei modi con cui oggi si ragiona per ripensare, per rigenerare, per rivalorizzare i quartieri, soprattutto i quartieri esterni, soprattutto le periferie, dove spesso questa prossimità manca. Si parla molto di prossimità col verde, c'è una nostro collega che ha coniato questa idea del 3-30-300, cioè sostanzialmente devo vedere tre alberi dalla mia finestra, devo avere una canopy di almeno 30 ettari dove vivo, devo, come dire, vivere non più di 300 metri da un giardino o da un parco. Questo ancora una volta è un concetto di distanza congrua che si misura rispetto a me. Però è chiaro che siamo in una fase di grandissima, come dire, sperimentazione nella realtà, nel senso che abbiamo visto le nostre città per alcuni mesi svuotarsi negli spazi pubblici e brulicare di una vita dietro le facciate delle case. Poi abbiamo visto invece un fenomeno opposto, nel senso che una città come Milano oggi è una città dove la vita in strada, se non era una delle caratteristiche fondamentali, è diventata invece una presenza diffusa, pervasiva, di dehors, dei bar, si vive, si incontra nello spazio aperto, l'ho visto anche nelle istituzioni che dedicano il triennale, il giardino della triennale è diventato uno spazio popolatissimo in qualsiasi stagione dell'anno, perché fa molto freddo, questo bisogno di uscire è stata una sorta di grande reazione, però credo anche sia una conquista per certi aspetti irreversibile, cioè si è capito che le strade, come diceva un grande architetto come Louis Kahn, possono tornare a essere gli spazi di comunità di un cittadino, di un quartiere. E quindi abbiamo dei temi fondamentali come quello, diciamocelo francamente, di fare una battaglia seria per ridurre il numero dell'automobile, che è assolutamente folle nelle città italiane. Abbiamo un numero di macchine parcheggiate spesso ferme per interi parti della settimana e d'estate s'arroventano, che occupano lo spazio pubblico, spazio di tutti, senza pagare nulla. E questa è davvero una questione su cui le grandi città si sono già mosse, Londra si è mossa molto bene, Parigi si sta muovendo, noi siamo molto indietro e siamo ancora a parlare di una questione di benessere. Allora, pensare a una città a misura d'uomo vuol dire pensare a una città dove questa disponibilità di spazi per il dialogo, per l'incontro, per diverse forme di prossimità deve diventare una caratteristica fondamentale. E poi c'è, per andare avanti, il tema del rapporto tra la grande, il superamento della tripartizione che ha fatto la storia della città moderna, il lavoro, la residenza e il tempo libero. È chiaro che oggi siamo in un mondo, in una situazione in cui questa tripartizione, che, attenzione, ha caratterizzato i tempi e gli spazi della città. I tempi nel senso del ciclo di vita quotidiano, gli spazi, nel senso che ci sono quartieri uffici, quartieri residenziali, quartieri destinati al tempo libero, o un mix che è stato però, come dire, alla base di una scienza di pianificazione per decenni. Ecco, oggi c'è una fluidità assolutamente, innovativa, spesso creativa, anche creata dalla scelta delle famiglie, dalla scelta delle imprese a volte. E questa fluidità che ha messo in discussione con la tripartizione è in corso, la stiamo guardando intere imprese che ormai lavorano a remoto e che permettono ai loro dipendenti di magari vivere 5 giorni della settimana fuori dalla città, addirittura altrove. Stiamo guardando amministrazioni pubbliche o studi professionali che stanno studiando forme di lavoro a remoto assolutamente innovativo. Questo è chiaro che cambia anche la tipologia degli spazi di lavoro, sono spazi che sono sempre più luoghi di confronto e comparazione tra lavori individuali svolti altrove, magari in un giardino, magari in un borgo storico, magari a casa propria, piuttosto che spazi dove vengono sommate le cellule del lavoro individuale. Quindi
è un momento di grande innovazione.